Sì, guardate, una bella cosa, un bel momento per ci raccontarsi, ci raccontare soprattutto come c'è donne, si è vissuto, si vive ogni giorno con l'attività che viene svolta, un modo credo soprattutto, consentitemi anche, di fare una cultura solidale fra noi donne, raccontarci, cioè raccontarsi credo che sia fondamentale, è fondamentale fare squadra, cioè ricordarlo anche oggi soprattutto, cioè l'8 marzo, credo che sia fondamentale cioè questo percorso, cioè percorso culturale che è volto poi soprattutto anche a far sì che le giovani generazioni, ecco, abbiano sempre più chiaro tutto quello che cioè, vuole dire parità, tutto quello che vuol dire anche il rispetto della donna, visto che nei giorni scorsi anche si è anche tanto ricordato questo concetto, cioè concetto fondamentale del nostro vivere, concetto fondamentale dell'umanità. Cioè, per assurdo, cioè, proprio questo tema credo che non debba fare divisioni uomo-donna, ma anzi, ecco, sia proprio una battaglia comune, ecco, credo che questo messaggio debba anche passare forte, cioè chiaro, e perché no, magari anche delle manifestazioni come quella di oggi, dico sempre perché no, cioè lanciarle ogni 8 di ogni mese, di modo tale che non sia solo l'8 marzo, ma ogni 8, ecco, dell'anno abbia questo, cioè, ricordo, questo momento, questo confronto, perché ripeto, è giustissimo che vi siano giornate su cui si pone questo focus, cioè delle giornate riconosciute universalmente, però poi ecco, ci deve essere questo stesso spirito veramente sempre, ogni giorno.